Da quanto tempo siamo in questo deserto del cazzo? Proprio non ne ho idea. Dove ci siamo? Vabbè, dai, forza. Muoviamoci per Dio. Allora, dov'è? Ecco il tappeto. Il tappeto. Ah. Muoviti per Dio. Dacci una mano, tappeto. Oh! Il tappeto di Valente è perso in deserto. Seguiamolo, a Sara. Dai, seguilo, Sora. Va bene. Allora, no, no, hai sbagliato strada, mi sa. Sì, hai sbagliato strada, mi sa. Perché? Aspetta un momento. No, ho fatto una cazzata. Un attimo, ti rimetto io. Ti riporto io al tuo posto originale. Sì. Passa. Perché volevo salire. Appunto, lo so. Eccoli, è quelli che ci hanno dato i turbanti. Appunto, li abbiamo. Allora, come funziona, ragazzi? Adesso ci vedi. Noi innanzitutto per sopravvivere qui, perché diciamo, quando voi guardate il video, non è che noi stoppiamo e ce ne andiamo. La gente crede che quando finisce il video su YouTube la vita di quei poveri sventurati finisce. Ma in realtà no. Oddio! Ma che cazzo è sto qua? Voglio comprare? Vediamo cosa compra. No, non da un cazzo. Allora, cosa succede? La gente crede che quando due youtuber finiscono di fare roba, la gente crede, ma sì, avranno finito di fare roba. Invece no, noi siamo stati un mese qui ad aspettarvi. E mentre siamo diventati quelli che fanno l'oroscopo. E infatti, come sinergo, io mi consulto nelle stelle in bagno. Per me è una cacarsi. Eccolo, guarda, guarda. Io invece, praticamente, caldo, bestia. Se non fosse per questa roba, sarei a petto nudo. Appunto, e grazie a Dio vi risparmiamo l'immagine. Sia mia, sia la sua. Ecco appunto. Quindi ringraziate. Ringraziate, stronzi, ringraziate. Certo, mi sa che è proprio per l'altra strada. Allora, scendiamo. Aspetta, questa volta saliamo sul vaso. No, non lo sai perché. Ma sì, ma perché no, dai. Come a salire sul vaso? Guarda. Non quello. No, me l'hanno rotto sti figli di Troia. L'altro. Quale altro? Quello dietro la bancarella dei meloni. C'è una bancarella dei meloni? Perché non me l'hai detto subito? Lì. Dai, prendine uno per armi. Ma no, non lanciarlo. No, non riesco a salirci sopra. Come? Pazienza, ci dovremmo adattare. Fanculo. Dai, che non ho proprio tempo per ste cazzate. Avete capito? No, non capirete mai la citazione. Mi ha spaccato le casse, non possiamo più salire lì. Anche io. Forse so dove andare. Oh Gesù! Ecco! E abbiamo dovuto anche sopravvivere a quelle bestie che sembrano dei vasi. Abbiamo avuto anche le allucinazioni. Già. Ci manca avere un pochino di Coca-Cola e una bella pizza. Ma te fa cagare la Coca-Cola e la per pizza? Te intendo, la pizza ci manca. Invece siamo rimasti in questo deserto di merda. Puoi dirlo, bro, puoi dirlo. E poi il deserto non è nemmeno, è Agrabah. Ma siamo in un deserto. Cioè, letteralmente siamo a Dorne. Per gli amanti di Game of Thrones capiranno. Siamo nel culo dei lupi. Anzi no, nel culo dei tassi, hai capito? Ah, questa è una citazione a Naruto che il nostro buon Artus sta recuperando sotto mio ordine. Il deserto, ecco, dovrebbe essere qui. Ma dove cazzo siamo finiti? Nel deserto del Wyoming. Ah, un attimo, salviamo. Accidenti. Un attimo, intanto... Fammi parlare con sto tappeto deficiente. Saliamo sul tappeto, dai. Sabbie mobili. Oh Gesù! Escono da...
sotto le fottute pareti! Sì, anche perché sei diventato forte e hai finalmente capito come funzionano i comandi. Aladdin! Minchia, potente! Sei la Madonna? Eh sì! È un bugino! Ah, giusto, un genio! What are you doing out here? Same old stuff, hunting legendary treasure. Just paid a visit to the Cave of Wonders. I found that magic carpet. And this lamp. Legend has it that whoever holds the lamp chi ha visto il film in all live action? Patience, my fine feathered friend. Any three wishes. Oh, one wish, a two wish, a three wish. Then I make like a banana and split. My lucky winner made his first wish. E io ti consiglio, lascia perdere Aladdin, tieni questa perché altrimenti non puoi fare il trio. So che i puristi di la Disney. Questo è il trio e dobbiamo trovare anche i dalmata. I guess you don't get out much, huh? Comes with a job. A nominal cosmic power is even living space. It's always three wishes, then back to my portable prison. I'm lucky to see the light of day every century or two. Say, genie, what if I use my last wish to free you from the lamp? What do you think? You do that? Genie, it's a promise. After we help Jasmine. Oddio! È il venditore ambulante! Ma no, ma c'è fuoco! Sei incazzato! Non volevo fotterti il piccante, mi dispiace, amico! Mi piace il piccante! Sì, ma lui sei incazzato! Devi colpire alle spalle! È come bruciccio! Sputa palle di fuoco! Ha l'alito pesante! Ma è possibile che qua vendono solo angurie? Beh, mi sorprende che non vendino cactus. Sbaglio, era più grande degli altri. Intanto diventiamo ricchi. Batte fanculo anche sto vaso.
Chi è che dice qualcosa? Dimmi che hai chiamato un elicottero per farci uscire da sto deserto. No, sto chiamando la tua prostituta. Te la faccio passare io la voglia di chiamare la mia prostituta. Però almeno hai confermato che è una prostituta. Vabbè, un attimo. C'è una porta lì. Porta. Ah, lì. Oh, un trio. Ah, no, è vero. Intanto salva. Guarda cosa c'è lì. Ah. Magari ci riesco io e passa. Campi. Oh, guarda! Ecco qua. Levati, Pippo. No, mi sa che ti devi impicciolire per prenderlo. No, non credo. Ok, dai, ce la posso fare. Vabbè, non c'ho voglia, dai. Mega. Ok, andiamo. Ma sti cazzo di cuccioli quando arrivano? Boh, non lo so, non ne ho proprio idea. Di solito appaiono con il trio. Che più della volta. Chissà se troveremo dei cuccioli qui. Chissà. Intanto mi sa che dobbiamo andare a casa di... Di Aladdin. Già, mi sa. Vabbè, saliamo sui tetti e facciamo come Spider-Man. E uccidiamo sti vasi Las Plagas. Via sta merda! No! Oh Gesù! Non rompere le cazze! Ah, combo plus! No, in realtà è un po' invecchiato male, cioè l'hai sì. Detto tu stesso, cioè guarda come si muove la bocca a Sigel. L'espressione facciale, però è comunque bello. Sì, è comunque godibile, assolutamente godibile. Come vi per Vendetta? Eh beh, vi per Vendetta è una pietra miliare, solo che i film vecchi, purtroppo c'è da dirlo, sono quasi oh, tutti... Oh, guarda lì. Dici? Meglio un attimo, meglio dare un'occhiata dentro, poi vediamo. Poi torniamo. Torniamo giù. Ah, ok. Scendi. No, scendi! Ah, ha detto che. Ops. Scusa. Vabbè, tutto tuo. Io faccio quadri di prostituta. Cazzo si va per... Bisogna salire sui tetti. Però come minchia ci arriviamo sui tetti? Ok. Il Labrador. Aspetta, c'è la cassa lì. Apri. Mega. Letter. Il
il bazar. Un attimo, fa X per vedere se sta ancora registrando. Sì, sì, sta registrando. Voi non lo vedrete, ma se non registra siamo fottuti. Già. Paperino, sei diventato forte, sei passato da essere un papero di merda inutile a un vero guerriero. Ti faccio i miei complimenti. Comunque in qualche modo dovremmo prendere quella minchia di... Ma cazzo la prendiamo? Un attimo, innanzitutto dobbiamo trovare il posto per andare al castello. Passa, please. Forse c'è un'idea. Perché non fa il salto quando non entriamo? Dobbiamo prendere quella fottuta... Cioè, arrivare in quell'altro lato e prendere quella fottuta... Dica che culo. Ma ci siamo già passati. Oddio! E questo chi è? No, no, cazzo. Dio avvelenati. Ma che minchia è diventato? Di pietra. E come si ammazza? Si aspetta che... Ma abbiamo fatto bene? Ci ha dato 96 esperienza, quindi tanto. Oh! Aspetta. Com'è possibile che non si apra? Non si apre? Quindi è falso! Forse non siamo ancora abbastanza. Aspetta, se vedo c'è un trucco. Dobbiamo farlo dopo aver sconfitto tutti i mostri. Che merda! Vai col Thunder che li stormini tutti. Ok, proviamo. No, non funziona. No. Non è tornato! Accoppatelo! Funghi di merda! Con le puzze mi ammazzano, ammazzano chiunque, fortuna che ho la maschera. Che poi ve lo dico, ci siamo visti questi turbanti, ragazzi. Okay, perché fa caldo, gliel'ho già spiegato, non sì, solo, sì, parte, sono stupido. Ma anche per camuffarci, con la folla. A parte, tu indossi già la mascherina, sono io che avevo bisogno, un serio bisogno di una privacy, perché la gente mica è stupida, però questo travestimento è molto più geniale. Siamo ricercati, per gli atti che abbiamo fatto, beh, non ve li diciamo, ecco, adesso come lo facciamo? Oh. Dove cazzo sono i cuccioli? Cazzo ne so. Io voglio ricostruire quella povera famiglia. Aspetta, prova se adesso puoi aprirlo. Vediamo. Forse non potevi perché c'erano... Forse, è possibile. Sì, è vero. Tundra. Un altro! Ma non credo che contenga i cuccioli. Speriamo di sì, invece. No, non ne ha. Dai, anello fai. Andiamo avanti, per Dio. Ah, perfetto. Ok, possiamo passare. Vai tu, io mi prendo la mia pausa. A proposito... Ah, no, è vero, non prende. L'hai detto tu stesso che il telefono non prende. Olle. No, non ci arrivo, peccato. Eccolo! Ce n'è un altro lì, e un altro lì, e un altro ancora! È una mia. Dai, dai, salta, come solo tu sai fare. Attacco del Keyblade! Setting your sights a little high, aren't you, boy? Back to your home. I will not allow you to trouble the princess anymore. Jasmine! I'm so sorry, Aladdin.
bid you all farewell. Attack! Oh, Gesù! Ma che minchio! Oddio! Oddio! Hanno più! Oddio! Ma che cazzo sono quelle merda! Tieni, l'ho combatto io! L'ho combatto io! Non ti preoccupare! Attento, attento, ti uccide, ti uccide, ti uccide, attento! Ti curo io! Energia, 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 mi serve vita! Ma dai, hai curaga! Appunto, non mi serve per quello! Dove sono? A te ti spacco subito, stronzo! Ma com'è possibile che mi hanno già tolto tutta questa vita? Magie? Dov'è quello stronzo? È lì! No, non è il momento di pensare ai tesori! Prima ci occupiamo... Ma sono i due! Aspetta, ma è un mille piedi! Sì, un mille piedi! È potentissimo! Jasmine, mi dispiace! È un putiferio qua! Oddio, il naso! Help! Ma si rigenera? No, non si rigenera, ma si riattacca, cioè devi staccargli i cosi, i cazzi in cui... Non si capisce più un cazzo. Peggio di... Come... te la stai cavando bene, dai, te la stai cavando bene. Dai, destro, sinistra. Scappa! Corri, scappa, c'è Nemesis! No, quanto è vecchio sto meme, per Dio? Vecchio più di Resident Evil? Heal, ti consiglio, heal. Ah, fa culo, sti parassiti di merda. Ehi, stronzo! Ma domanda, se facciamo saltare in aria la testa? Non credo che gli faccia bene, quindi fallo. Ok, miriamo la testa. Come con Thanos. Attento, heal, scappa! Non capisco più un cazzo! Scappa! Via, no, scappa, heal. Lo so, è da codarmi, però... No! Brutto stronzo di merda! Ti staccherò la testa come fanno i giganti! Bravo! Vaffanculo! Mamma mia! Ma vaffanculo sto insetto di merda! Aspetta! Jasmine! Leo? Sì. Jasmine, cazzo! Appunto! To the desert! Come on, let's move! Aspetta, dobbiamo tornare nel deserto! Non ne ho proprio idea! Che cazzo è? Cioè, dopo quello che ho affrontato sono una cagata del resto! Piano, qui ti sei fatto un raspone a sembra. No, qua, nel senso... Aspetta, puoi andare! Puoi andare nel tempio adesso! Nel senso, gli altri Atlas, dopo quel... Oh merda! Mi sembra una scena dello stagista inaspettato. Dove cazzo sarà la chiave? Ho un'idea. Interessante, però non ha avuto nessun effetto. Prova? E prova? No, ma culo! Che minchia è uno scorpione! È uno degli Artless misteriosi, uccidilo. Sì, ma... Non facciamoci prendere dallo... Posso provarci io? Come minchia sei fatto? Posso provarci io? Blocca? Non è possibile, aspetta. Non è che devi colpirlo davanti? Che minchia si ammazza? Ignoriamolo, dai, andiamo. Ma come ignoriamolo? Ma ci sono i tesori qui! Beh, non...
conto, non lo so. Davanti, prova da davanti a colpirlo. No, mi sa che dobbiamo andare su per... Ma no, aspetta, c'erano dei tesori! Appunto, ma non possiamo raggiungere, non possiamo andare su. Ma sì che possiamo! No, non potevamo, te lo dico io. Potevi salire, non c'era problema. Adesso vediamo l'esti. Cazzo! Sorry. Ok, continua. Continua. Perché col cazzo che noi abbandoniamo. Dai, forza, mi stai facendo venire fame. No, non andare lì, non andare lì. Dobbiamo fare il girone per salire sopra. Oh, ma dai. Va bene. Si vede che i piccoli di Dalmata dovranno aspettare. Già. No, così possiamo salire di Dalmata. Non c'è più. No, ignora. No! Ma che cazzo fai? Ma non è qui! Vabbè, dai, uccidili! Non c'è più lo scorpione. Sarebbe stato interessante. È da mettere nel catalogo di Atlas da studiare e da ammazzare. Passiamo a questo mangia fuoco. Ma te sei strozza però, come Atlas. Non sto capendo più un cazzo. Dov'è quella merda che mi lancia le lame? Hai rotto il cazzo, tu! Heal! Va bene, cazzo di... Mi prendo una vendetta, scusami. Ok. Io tempo passiamo in sto deserto più che continuo a perdere la sanità mentale. Olle. Era fanculo, ma mi lasciate prendere almeno dei tesori. Collana. Mamma mia, oh. Io volevo trovare tutti i Dalmata. Eccoti. Puttana! Devi spedirli lì al mittente. Aspetta. Ah, ok. Pareva strano. No, dove sono quelli piccoli verdi? Diavoletti dall'inferno! Curati! Credo che possa bastare. Paperino, cerca di non finire arrosto, eh! Ah, è rimasto solo lui! Ecco. Vatte fanculo! Vediamo se si apre quel portone. Che cazzo non ti passa? Ok, usiamo la testa. Aspetta. No, aspetta. No, fermo. C'è una porta. Ma sono sbarrate. Proviamo a ritornare nel... Dobbiamo andare al deserto, quindi. Appunto.
sono morto contro il centipede. No, non sei morto contro il centipede. Sono migliorato. Posso dire che sono migliorato? Sì. E vedo che il Blizzard fa effetto. Sì, qui con le creature di fuoco sì. Dai, andiamo al deserto. Hai le bottiglie d'acqua? No. Ah, giusto, è vero che sono finite da 3 giorni. Oh, Gesù! Oh no, la caverna mi aveva fatto quello che so fosse un Atlas. Invece la caverna delle meraviglie. Comunque c'è il controller che sembra un telefono. Oh no. Distrugge il potere dello ascoltare. Grandioso. Gli occhi vedo. Solo come minchia faccio. Vagli. Oh, no. Saltagli sopra. Saltagli sopra. No, no, non deviarli, quello non puoi deviarli. Saltagli in faccia. Ah, è più facile del resto. Sì, sì, è facilissimo. Sembra una delle scene dei mostri giganti, oppure con il robot. Oh, 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 andale, muhaho, el torero! È normale che rimango in piedi? Sì, è normale. Io... Urca, non me ne sono accorto! Non me ne ero accorto. Posso riprovare? C'è già provato 2 volte, tocca a me. Va bene, di non impazzire. Adesso come cazzo faccio? Cibo e acqua, sono finito. 3 giorni. Abbiamo capito! Siamo poveri! Non sfottere! Che cacchio facciamo allora? Semplice, glielo piantiamo in culo. E vediamo se gli piace. Sembra in bocca. È una caverna anche. La caverna di Platone? Caverna delle meraviglie. Così che si chiama. Sì, però caverna di Platone è più figo. E quello cos'è? È un Atlas originale? Senti. Cazzo. Ha l'alito pesante anche lui, vedo. Come il suo amico Blu Ciccio sputa fuoco. Cazzo. Glieli posso rispedire al mittente? Sì, ma devi stare attento, è difficile. Più o meno. Rispediti. E tolgo rotto in culo. Sai una cosa divertente? È che io ho provato anche a, quando ero piccolo, provavo a domare un toro. Hai provato a domare un toro? Nel senso la giostra, è presente? Ah, meno male, perché altrimenti ti avrei chiamato mulo. Ecco, e sai cos'è la cosa bella? Cosa? Che ci sono riuscito, molta gente lì cadeva. Sono fiero di te. E poi, signore e signori, io sono assolutamente contro la corrida. Ma la corrida proprio è un problema tuo, non del... No, è un problema proprio della corrida. Cioè,
gli piantano letteralmente non so quanti pali nella colonna vertebrale. Ti sembra una cosa umana? La Madonna, sta calmo, calmo. No, sono calmissimo, solo che è una cosa barbarica. Sai come quelli di Creta vedevano il toro come non so che. Ma stiamo parlando della Spagna, ma che cazzo dici? Ah, hai distrutto un occhio. Uno giallo, l'altro viola. Dai, voglio ucciderlo. Yeah! Dove è finita? Ah, ok, c'è ancora. È che la luna sta fa che? Fa schifo. Distrugge anche quegli altri schifo. Distruzione, morte, rinascita. Chissà perché la Cypher ha detto questa parola. Chi lo sa? Dai, non mi interessa. Porca troia. Scendi giù! Dai, nisciki di merda. Scendi. Brutta. Brutta merda. Dai, ti. Eccolo! Vai! Dai, togliti dal cazzo! Preso, dai. Dai, tu. Oh, Gesù. Posso entrare? Mi raccomando, no. No, non ce l'abbiamo più bianco. Io solo il trio blu e il trio rosso. Non lo faccio più. Voglio avere più tri. Più tri? Sì. Che significa? Il trio bianco, il trio rosso. Trio verde. Ah. Quanto dovremmo aspettare? Guarda! Basta, fanculo! Qualcuno può colpirlo da dietro, per Dio! Ottima idea. Oh no, sembrava troppo bello per essere vero che lo sputafuoco fosse ancora. Attento, c'è un... Ah no, Io... Thunder! Dove cazzo sono finito? Porca pezza, oddio. No, sul serio, dove cazzo sono finito? Sti cazzo di tedeschi credono ancora di essere nella seconda guerra mondiale. Ma che cazzo stai a dire? È meglio se censuro, perché altrimenti nella Germania avremo pochissimo fan. Siamo ancora piccoli, quindi. Ma che cazzo stai a dire? A parte noi eravamo alleati con loro. Ma chi è che fa ste trincee, santo Dio? Ma che trincee? No, non sto scherzando, io sono finito in una buca. Faccio io, maledetto razzista del cazzo. Non è razzismo! Sì, è razzismo. Era scherzoso, dai! Stavo scherzando. Capiate un pochino la mia ironia. Secondo un attimo. Vabbè, lo digito dopo. Vado un attimo a vedere se rimangono sprovviste in questo maledettissimo bunker.
Se mi tocchi la mia collezione di manga, me la sto toccando. No, sto solo toccando i puccioli con la testa. Mio Dio. Ma ti sei preso i manga, ti sei portato via i manga, non potevi prendere un po' di cibo in più? Ma perché te lo sei fottuto tutto, tu mangi come una balena. Ma se non faccio nemmeno colazione! Appunto. Sei tu che mangi come una bestia. Una cosa che... E tu quanto pesi? 67 kg! Io per 66, quindi fa due conti. Non sono una cima in matematica, ma sono quasi sicuro che il mio è invece inferiore. Ma non potrei prendere anche un pochino di cibo in più, eh? Anche qualche bottiglia d'acqua in più, anche. No, mi sei preso in manga! C'erano dei tesori là dietro! Ma sti cazzi, non c'ho voi! A parte, devo aumentare la luminosità perché non si vede un cazzo. C'è un cazzo da fare, moriremo qui! Configura la camera, vale. Ah, vai. Prima o poi, quando finirà Kingdom Hearts, questo qua? Voglio proprio vedere com'è in prima persona. No, no, non si può giocare in prima persona, cioè si può vedere delle cose off cam. Dove cazzo siamo finiti? All'inferno? Che ci sono tutti sti Atlas maledetti. Siamo fottuti là. Cypher? Sì? Siamo fottuti. Sono io che fottere, non sono io che vi faccio fottere. Siamo siamo dentro un tempio. Noi siamo nel bunker in Culania in un deserto e non abbiamo un cazzo da mangiare. E questo perché hai mangiato tutto, ho dovuto portare tutto io. La cassetta degli attrezzi è andata. E tu mi hai zozzato la camicia che dovrò buttare, pezzo di stronzo. Ma ti sei portato i manga, non potevi prenderti un po' di cibo in più! Li ho messi, ma tu ne hai buttato la cassetta degli attrezzi, non scassare il cozza. Che cazzo stai dicendo? Ma sì, ti dico di sì invece. Adesso devo buttare anche la mia camicia preferita, pezzo di stronzo. Ma che se la prega, ma cazzo, non ti puoi tipare il normale? È una camicia da $400 e non esistono neanche gli dollari. E non potevi tenertela a casa, santo Dio. Che poi che cazzo fa con una camicia nel pieno deserto? Ogni essere vivente? No! Fa caldo! Ed è già un miracolo che non siamo a petto nudo! E che funziona ancora il... Tuo, dai! Ehi! Oh! Oh! Mio tesoro! Togliti dalle palle! No, dai, lascialo in pace, lascialo in pace, dai! Affanculo! No, aspetta! Oddio, non devo toccare niente! Ma questo me lo prendo io. Ma no, dovresti uccidere tutti. Ma sono così pugioni, sono così carini. Comunque adesso la sala della lampada è chiusa. E adesso che cazzo bisogna fare? Guardate, passa. Passa. So cosa fare. Allora, con questo. Ma perché? Poretto! Bisogna lasciarli via, mandarli via prima per fare in modo di riscuotere i premi. Però non se ne vuole andare invece. No, io non so. Basta con la difesa, vogliamo... No, non ci sarà la difesa, appunto. Però vogliamo i cuccioli!
Sora. Sotto da coppetto. Aspetta, conosco quella statua invece. Babu ha potuto... È presente la simietta di Aladdin? Sì, Babu. Ecco. Ecco, ha fottuto quella roba e ovviamente la caverna. E ora dove cazzo dobbiamo andare? Ah, non lo so io. Torni indietro. Non si vede un cazzo in sta caverna di merda. Dove dirlo? Tutto buio. Cominciamo a odiare il fatto che siamo bloccati qua in questo deserto di merda. Oggi non siamo al massimo della nostra forma, posso dirlo? È da un bel po' che non portiamo più in mano. Cioè, per loro no, però per noi invece sì. Quando uscirà sto video? Probabilmente a maggio. Ok, mi ero cantato. Non si vede una linea. Sto mondo di Aladdin è praticamente... Non si capisce un cazzo nella caverna. Posso dirlo? Adesso fatemi aprire un po'. Cotte! Il mondo di Aladdin insieme a quello di Tarzan o... e alcuni. È uno di quelli che odio di più, soprattutto per questo. Soprattutto per qualcuno che non riesce. No, fermo! Guarda! C'è un percorso interno. Aspetta, Trio. Ti prego, cuccioli! Cuccioli! Ti prego, cuccioli! Ma sì che sono i cuccioli! No, no. Non andare a gambe. Aspetta, prova ad andare dall'altra parte a nuotare. Ah, che bravo nuotatore che ha sto raccolta. È un isolano. Tocca. Beh, ha fatto una ventata da quanto pare. Certo, se si accendesse più una luce, magari... Ah, serve l'aiuto di Aladdin. Che si fa? Status? Prova status? No, non serve Aladdin in realtà. Non so perché... Aspetta qua, un attimo, prova a fare a me. Stiamo perdendo la sanità mentale in questo deserto. Iperguardia. Forse abbiamo trovato... La maniera per parare. Questo è un parente del blu ciuccio. Andiamo, ci sono un po'. Guarda.
Ah no, è vero. Non fumare il wifi. Ok, basta con la role. Là è bello fino a un certo punto, ma basta. Piuttosto trova una maniera per... Aspetta, si può attivare? Si può attivare? No, ti dice aiuto. Ah, serve l'aiuto di Aladdin, hai proprio ragione. Ok, ok, vado, ho sbagliato. Non ti sapeva, non ti sa, cioè, ok. Senti, possiamo uscire? Usciamo un secondo per rifarci gli occhi. Non so. E fuori. Chiamiamo l'aiuto di Aladdin. Ok, ho capito, dobbiamo... No, aspetta! Aspetta! Sbaglio, l'hai notato quella porta sopra? Sopra il tetto? Non lo so, e che cazzo! Come minchia facciamo in sto posto? Ok, andiamo alla casa di Aladdin, facciamo lo scambio e poi torniamo al deserto e tu scendi e fai il coso. Rimarremo qua per tipo chissà. Ah, siamo saliti di 4 livelli, figo. Gruppo. Pippo. Confermo. Ok, vai. Tu invece con questa faccia, con questo ghigno malefico non hai niente. Aladdin, tu sei un ottimo combattente per caso? Sì, dovrebbe essere forte. Sai, è vero che aveva la spada, sì, hai ragione. Oh la madonna! Sei un ottimo sostituto per... Deve esserci in qualche modo un modo per capire come si fa. Ok, buttati. No, aspetta. Questi con le ali li odio. Oh diavolo, oh la porra! Meteo Gummy. Quindi cosa è successo? Scusami, mi sono perso un attimo. Sono arrivato a Boo che ha spostato delle cose. Come? Perfetto. Mi ero dimenticato che serviva l'aiuto di Ari. Con l'anapro. Però intanto speriamo solo di avere chissà quanti. Pagina strappata ancora.
Salva. Ci servirà ancora la pin, quindi. Cosa? Niente. Ok, una cosa. Prova a risalire. Col fiume. Ci devo riuscire. Non capisco. Allora Sora. Oh, le copre. Prova a risalire, vediamo se funziona. Sì, funziona. La miseria, hanno parecchio forza però. Già. Ok. Non funziona più. Cioè riescono a superare una cascata, è impossibile. Oh Gesù, sta diventando un continuo. Questa madonna. Prova. Prova a romperla. Ok, lascia fare a me. Lascia fare a me. Perché non ho proprio tempo per ste cazzate. Anzi, meglio. Oh. Aspetta. Ok, ora dobbiamo tornare subito, subito. Già. Il problema è che non si sa, non si capisce un cazzo. Già. Continua pure tu, sai dove andare. Sarebbe facile. Certo, sarebbe più facile se io... Il problema è che non c'è nemmeno una cazzo di torcia. Adesso scusami, ma vado a cagare. Sembra Indiana Jones e ho uno sputafuoco di almeno 3 tonnellate. Ok, non è un problema, è esploso e macchiato le pareti. Odio questa caverna! Oh.
solo che continuo a cadere in questa caverna di merda! Nel sottosuolo del cazzo! Se scopro che ho creato questa caverna, madonna, lo distruggo! Gli do la pena di morte! Farso nulla a parte. Devi andare a combattere gli ignora i pesci piccoli, dobbiamo andare nel bosco. Dai, da qua uccidilo. No, dai. Non posso andare qui. Passa, dai. Dai, dobbiamo andare, non ho tempo per ste cazzate. Mi sono anche tolto il foulard. Dai, da che perché hai giocato tutto questo tempo? Stavo cagando. Ma perché stai andando indietro? Perché mi sono rotto i coglioni di sta caverna di merda. Caverna di Platone? Caverna di Platone, caverna delle meraviglie. È una caverna di merda. Una trappola mortale che non merita nemmeno, e dico nemmeno, l'interesse umano. Se tu entri dentro, hai la morte e le bestemmie. Ho detto tutto? Sì, direi di sì. Ok, dove andiamo? Porca bestia. Ecco appunto. E non si vede un cazzo. A parte, ma mi dispiace perché Aladdin è anche il mio cartone animato Disney, uno dei miei cartoni animati Disney preferiti. E il mio, e Aladdin è anche uno dei personaggi Disney che mi fa più caccare in assoluto. Avete la mia conferma? Aiuto, ti puoi aspettare da uno che detesta la Disney a prescindere. Non è che ho l'odio a prescindere. Il The Mandalorian è molto bello, mi è piaciuto veramente. I classici Disney intendo. I classici Disney, a parte Mulan, mi fanno tutti cagare. Star Wars è un'altra cosa. La sala senza fondo. Ma si può sapere dove cazzo è? Non si vede un cazzo con... Non ne ho idea. Scusateci, ragazzi, è che allora, per farvi capire, noi non ci vediamo già un cazzo perché perché già siamo sopra il sole. E quindi... le bestemmie. Te l'ho detto. Proviamo qui. Dove è andato? Ok, forse so dove andare. Forse. Oh.
la stanza senza fondo. Io avviso, sono arrivato a 200 iscritti. Ma porca puttana! Ecco appunto. Ci hanno già censurato il video. A 200 iscritti si leva la maschera. Anzi, si leva il foulard. Non ho un foulard. La cosa in testa? Ah, questo. Cioè, a parte, credo sia anche un... È un turbante, quindi credo che me lo toglierò appena usciremo da questo posto di merda. Ma porca zoccola! Ecco. Ci potreste... Lord Cypher è anche un il nuovo Blur. Solo che Blur è più pesante. Sì, io non bestemmio. Tu sei molto più elegante. No, cioè, a parte... Ma in realtà, allora... Noi siamo volgari, ma abbiamo la nostra eleganza. Cioè, non ci rispondiamo mai. Però Blur è più bravo di noi. Cioè, lui... Non so se conosce meglio di me la lore di tutto Kingdom Hearts. Sì, di sicuro. Dici... Io odio questo posto! Dici che conosce meglio di me Kingdom Hearts? Sì. Da un punto di vista della trama, non dal punto di vista ludico. Mi sa di sì. Anche Gravier. Gravier, beh. Ma solamente perché hanno un canale YouTube? È che se hanno un canale YouTube sanno più di me. Questo mi stai sfidando? Ancora? No, non avevo. Adesso, un attimo, devo capire come cazzo farlo. Un attimo. Se vedessi un po' di più, magari. Sì! Perfetto. Scappa. Là, la sala del tesoro, finalmente. Che cazzo. Oh, mamma mia. Ma vaffanculo. Adesso già fare diventare la madre dei miei figli. No, non diventerà la madre dei tuoi figli. Diventerà praticamente un cadavere ambulante. Non si sveglierà più. Diventerà un cadavere, basta. Un cadavere ambulante è tipo il Bau di... Jafar, sei uno dei cattivi migliori. Ma tu e quella troia di malefica ci avete fatto orribile. Why not explain the situation to that boy, Riku? Doing so may actually prove useful to our... Wait a second, are you Maleficent? Sì. Jafar, let Jasmine go! Not a chance. You see, she's a princess. One of seven who somehow hold the key to opening the door. Questa è la seconda parte del... But you fools won't live to see what lies beyond it. Genie, my second wish, crush! No. Genie! No! Sorry, Al. The one with the lamp calls the shots. I don't have a choice. No! Non possiamo affrontare il genio! Posso costare io, Giappone? No! Come no? Allora... Facciamo così, Kingdom Hearts 2 lo affronterai tu. Ci stai? Va bene. Ma ci vorrà un sacco di tempo. Ma tranquillo, tanto ci guarderemo due film e... Beh, oddio, con i film di Kingdom Hearts, di quelli che arriveranno, faremo una sola... Appunto, ma li commentiamo. Non è un problema, quindi. Oddio, il genio. Oh, Madonna! Tua mamma è una donna che si pronostica con variegati amanti. È una puttana. Ma che volgarità. Ma l'hai detto tu. Ma io l'ho usato con una certa eleganza. Non ho usato questa qualcosa di così scarno. Un genio alla faccia di uno psicopatico. E te ne sei reso conto solo adesso? No, non ci avevo fatto caso all'inizio.
però ti dico, un genio alla fine. Fenomenali poteri cosmici! In un minuscolo spazio vitale! Intendo la lampada. Scusa se sono mezzo cretino. Stai tranquillo. No, adoravo quella citazione del genio. Non farti colpire dal genio che ti ammazza. Prova il Blizzard, forse funziona su di lui. No, no, non serve. Tanto. Ma lui lo devo colpire fisicamente per fargli veramente male. Del cobra a me faceva paura. Sì, perché sei hai una fobia sui serpenti. E incubi, infatti con Naruto c'è un certo personaggio che il mio desiderio è quello di vederlo morto per il momento. Poi non so perché. Vedete ragazzi, Artus è contro lo sfruttamento minorile, è contro lo sfruttamento degli animali, ma lo sfruttamento dei serpenti no. Omicidio, poi dipende se è simpatico o no. In questo caso questo no, è odioso, schifoso e devono essere spregevole. Quindi do ragione, è spregevole. Oh yeah. Ok, sconfitto. Genio, sei libero. Sì, registra, registra. Speriamo che questo sia l'ultimo. Sia l'ultima parte. Non è che diventa forza del ghiaccio. Il potenziamento di Blizzard. Aspetta, abbiamo ucciso già. Basta così. Dobbiamo. Jasmine! Ma tanto se la tromba. Ma chi se ne frega, non voglio comunque che non sia contagiata da una splava o qualsiasi cosa. Lo sapevo che l'avrebbe detto. Lo sapevo che l'avrebbe detto, cazzo. Adesso come lo ammazziamo? Quello è un problema tuo. Io ho fatto quello che dovevo fare. Jasmine? Dai, salta. Non puoi chiuderla, devi prima sconfiggere il boss. Combatti tu Jafar questa volta. Ma grazie tante comunque. De nada. Va bene. Ok. È un macello e comincerò a bestemmiare. Esibizionista, pure dalla lava esci. Prendi la lampada di Jafar. La lampada! Aspetta, quanto cazzo di forza ha? Quanto cazzo di vita ha? Ridammela! Brutto stronzo! Brutto stronzo! Ridammela! Bravo, figlio di puttana! Se ti prendo, ti rompo! Vieni qui che ti spacco il culo, pappagallo di merda! Ho reso l'idea. Cioè. Cazzo magia. Dai, è facile. Prendere Iago? Senza problemi.
accendi che ti spaffo il culo, brutta merdata! Che poi? Jafar si sarebbe fottuto comunque. A meno che Iago non abbia sfregato la lampada. Vieni! Comunque vedo che questo kill è anche più veloce. Già. Attento! Attento! Meteorite! Potrei non aver già lanciato. Dai! Sì! Alla lampada! L'abbiamo preso, l'abbiamo sconfitto! Ah! Dovevamo prendere la lampada di Jafar. Pensavo che avremmo dovuto abbattere il genio. Ok, Jafar! Back to your lamp! Si porterà via indietro Iago. Però, che figata sarebbe essere un genio? No, una rottura completa. Forza del fuoco. Faira. Diario di Ansem 1. No, nel senso avere tutti quei poteri di un genio. Saresti inarrestabile. Assolutamente. Jasmine? Ho tutta anche lei. Ecco. Jasmine? Comunque, non credo che ci sarà le foglie dell'imperatore in futuro di Kingdom Hearts. Non credo. Però era fantastico quello. A me piaceva quel cartone. Non c'erano. Sì, c'erano canzoni, ma non erano protagonisti a chiamare, a cantare. C'era solo una canzone. Tra l'altro, poi un altro, molti sperano in Kingdom Hearts 4 il pianeta del tesoro, bellissimo, dico davvero, e tu lo devi vedere perché è molto molto bello, è steampunk, è l'ambientazione futuristica steampunk, e ci sono anche i pirati stellari. Non lo so, sta tranquillo, l'unica canzone è quella di Max Pezzali. Non mi piace quei film di... Attento, vediamo se col tappeto volante te la sai capire meglio. Oh, no, 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 no! Va a tempo? No. Non vedo un cazzo! Capisci ora? Ok, ora si vede un pochino meglio. Wow! No! Qua! Come sto andando? Di merda? Potrebbe andare meglio. E poi? Aspetta, ma in Naruto c'era un episodio di Naruto e il genio della lampada? Non l'ho ancora visto. Nemmeno io. È un film, eh? Sì. Potrei vederlo senza problemi. Tanto non mi tocca la trama principale. Scusa, perché no? Vorremmo tanto poterlo fare. Ma passiamo, se lo portiamo in alto, ma sembra com'è. In pictures. Aladdin, troveremo Jasmine, lo prometto. Ma come cazzo? Hello, you still have one wish left? Just say the word. Ask me to find Jasmine for you. I wish for your freedom, Genie. Ow! Che bello che è. Lo preferivo con i bracciali. I guess I could get
Sì, io lo farei come amico il Jacob. Che a parte è simpaticissimo. Sai chi lo doppia? Yeah. Robin Williams. Sì. Quello dell'uomo bicentenario che non ha avuto una bella fine. Ti passa in pace Robin Williams. Ade! Che strano che Ade invece non ha problemi. No, lui no, ancora non è stato sconfitto. Io sono un ghiacciolo, sai. Abbiamo qualcosa di già. Ma siamo usciti, quindi non lo fermo, mi serve ancora un cino. Mi piaceva un cino da piccolo, che poi porta anche il mio nome, ma non lo dirò, forse l'avete capito. Finché non usciamo con la Gammish, non posso ancora definirmi gay. Capisci? Ti strappo il lenzuolo come tipo... No, lo farò io. Però... lo farò. Genio! Oh. Ah, un nuovo Keyblade. Posso vedere? Abbiamo il trio blu? Ciao, ora ti prego, trova Jasmine. Che trio avevamo, scusami? Verde. Aspetta. Armi. Artefatto, sangue blu. Dov'è il nuovo Keyblade? Equipaggio. Ma una merda di te. Però dà più attacco, quindi accontentati. Ma una merda. Salva. Salva e va sul mappamondo. Qual è il massimo del livello di Kingdom Hearts? 99. Oh, un classico quindi. Oh, finalmente. Niente più la Taverna delle Meraviglie. Niente di niente. Come torniamo? Una domanda però. Come torniamo alla Gammiship? Aspetta. Dobbiamo andare sul mappa mondo? Che cazzo stavi facendo? Passa. Passa! Va bene, scusa, scusa. Adesso è tutto pronto. Mappamondo, mappamondo, mappamondo. Ma su salva, sul salvataggio, su salva? Oh. Gammiship. Alla Gammiship! Togliti. No, 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 no! Non posso ancora! Dato che abbiamo questi nuovi... Vabbè, sti cazzi. Anche un negozio di accessori, se non c'è il voluto io. Ma possiamo anche andare in altri mondi? Possiamo andare direttamente alla città di mezzo. Perché? Non ce la faccio più, voglio solo togliere... Allora possiamo andare in altro mondo? Vabbè, ormai. Tanto faccio, ormai il viaggio è rapido. Ah! È il Gamibro. Ah però. Primo distretto?